Ciao ragazze e ragazzi, nuovo video. Nel video di oggi andremo a provare la nuova linea makeup di Selena Gomez, o Selena Gomez insomma in italiano, ovvero Rare Beauty. Non ci credo che sono riuscita a filmare questo video prima che io parta per l'Italia, dove non sapete niente, ma quando questo video sarà live saprete già che sono in Italia. Insomma, sto facendo una sorpresa a mia mamma, mio papà lo sa. È stato tutto last minute, ma se sono riuscita vi ho filmato un vlog dove vi racconto tutto. È capitato, sapete quelle cose che non capitano mai? Praticamente conosco una persona che lavora per il team Rare Beauty ed è stata super gentile a inviarmi alcuni prodotti. Mi ha detto scegli 5 prodotti della linea, te li invio. Me li ha inviati anche prima del lancio, perché la linea verrà lanciata il 3 settembre, credo. E appena sono arrivata a Montreal, adesso sono le 6 di sera, mi sono truccata, ho detto devo provare questa cosa perché poi domani voglio magari riprovarla e poi ciao ciao Carla. Quindi, devo essere onesta, non ero troppo convinta quando ho saputo che ci fosse un altro nuovo lancio di un'altra star, però poi alla fine mi sono detta ok Franci, cerca di andare con una mentalità aperta, non mi aspetto niente da questa linea, né che sia fantastica né che sia terribile. Sono aperta e voglio solo provarla con voi e spero che siate curiose anche voi. Allora, iniziamo. Abbiamo, vi dico tutti i prodotti che ho io. Ho il primer, ho un fondotinta, ho un correttore, un blush e un rossetto balsamo. Iniziamo e iniziamo dal primer. Il packaging di tutti questi prodotti è super super semplice, questa scatola bianca con appunto Rare Beauty, il nome del primer e poi gli ingredienti qua, super super semplice. Questo primer è made in Italy ed appunto questo qui dovrebbe essere un primer illuminante, quindi vedremo. Questo qui è il packaging, in realtà il packaging questo qui di questo primer ricorda molto il packaging quello lì di Fenty, ma un primer silicone free, formulazione in gel e con all'interno delle perle per dare questa sorta di luminosità. Questo è appunto il primer, questo è il packaging. Io direi facciamo prima uno swatch sulla mano. Voilà, vediamo com'è la texture. Oh wow. Ok, non ha profumo. Forse questa linea non ha profumo, top. Questo qui è il primer. Non lo so, non mi sembra super super glowy, ma magari mettiamolo sul viso e vediamo. Yep. Ok, ne metto così e in realtà vado con le mani e la metto un po' dappertutto. Non che io metterei un primer luminoso dappertutto, però questo qui sembra veramente super leggero. Ah, tra parentesi, ho già fatto il trucco occhi e le sopracciglia, in caso non si notasse. È il primer luminoso. Non è super super luminoso, cioè in senso non è quelle cose che dici wow, cioè si vede tipo da un chilometro che sia luminoso, ha una luminosità molto molto leggera, sicuramente si sente che non ha all'interno siliconi, perché al tatto si sente che questo qui non è un primer siliconico. Comunque, passiamo al fondotinta. Del fondotinta ho la tonalità 130N, ci sono 48 shade, cioè sono veramente veramente tante. Il packaging, cioè, è bellissimo, cioè non lo so, ma mi piace tantissimo. Mi sa molto di packaging vintage, anche qui soft matte la boccetta, mentre il tappo sembra tipo una sorta di acrilico. Speriamo che questo sia il mio colore giusto e ha il applicatore così a correttore. Molte persone non amano questo applicatore perché dicono che non è igienico, capisco, però se non volete applicarlo direttamente e poi mettere di nuovo l'applicatore all'interno, potete semplicemente igienizzare la vostra mano, metterlo qui e poi applicare il coso. Ovviamente io vado un po' così, uiii, white! Ok, forse un po' chiaro per adesso, magari va bene per l'inverno, non lo so. Oh wow. Ok, vado così perché non so cosa aspettarmi.
Oh no, dovevo shakerarlo. Ma dovevo shakerarlo? Rewind. Ok, mi sembrava un po' oleoso, devo dire. Ok, aspettate che mi tolgo tutto un attimo e rimetto il primer. Queste sono le cose che succedono quando si provano i prodotti per la prima volta. Ok, riproviamoci. Rimetto il primer sulla pelle. Sì, comunque il primer non è assolutamente quel glow che dici se lo metti dappertutto diventi troppo oleosa. Ora, shakeriamo. Shakeriamo bene il prodotto e applichiamolo. Ripeto, non penso che questa sia la mia tonalità giusta, me la tengo insomma. Vado con il pennello da fondotinta e applichiamolo. Ho bisogno di uno specchio più vicino perché voglio vedere come si applica. Oh wow. Non è il mio colore. Oh mio Dio, sembra un fantasma. Colore a parte che evidentemente è bello chiaro per me, forse per la mia tonalità invernale, questo qui può essere la tonalità perfetta. Come texture devo dire che wow, cioè in senso si è sfumato in 2 secondi, non so spiegarvi, ma praticamente cioè facendo così senza andare a fare 150 giri il prodotto è entrato nella pelle, finish molto molto leggero sulla pelle assolutamente, e da vedere ovviamente come si comporta, non ho mai provato questo fondotinta, questo qui è proprio first impression, ma direi no bad. Voglio vedere se riesco a stratificarlo leggermente, soprattutto nella zona dove ho un po' più di problemi. E poi vi faccio lo zoom così vi faccio vedere. Ma è una formulazione molto molto strana, devo dire, in quanto è super leggera e facile da sfumare. Eccomi qui zoomata per farvi vedere un po' meglio. Questo è l'effetto del fondotinta, ha una media coprenza se avete dei brufoli, vedete un brufolo qui, un brufolo qui, un brufolo qui, un brufolo qui, 150 miliardi di brufoli, non li ha coperti, è sicuramente una media coprenza, però super super leggera. Visto che siamo così belli zoomati, vi proviamo il correttore si chiama Liquid Touch. Abbiamo la colorazione 110N che sembra bianca. Bene. Direi che ne metto così perché onestamente non so quanto ne ho bisogno e soprattutto sembra bianchissimo. Wow, grande Franci, ci ho azzeccato con i colori. Dov'è? A settare il correttore, questo qui è il risultato della mia base con il correttore, il fondotinta appena applicato e il correttore appena settato. Non mi sembra male, è da vedere anche poi alla luce naturale com'è l'effetto, ma così. A parte forse appunto il colore che sicuramente è un po' più chiaro, mi ha un attimo sfasato, ma per il resto mi sembra. Cioè mi sembra molto molto, cioè mi sembra top. Prossimo prodotto che andiamo a provare assieme è il blush. Io ho questo qui nel colore che si chiama Bliss e questo qui è matte perché ci sono tre, quattro, ci sono quattro versioni matte e quattro tipo dewy. Ho deciso di prendere la versione matte perché preferisco avere sulle guance qualcosa di matte, essendo che appunto ho delle aree, insomma, che sono un po' più problematiche, sicuramente ho dei segni ancora dell'acne, quindi le formulazioni matte sono in generale le mie preferite e non volevo rischiare che quella dewy magari avesse tipo, non lo so, dei brillantini. Io direi facciamo prima lo swatch onde evitare disastri.
Questo è... Wow. Oh, madonna mia, ma quanto... Ok. Ok, chiaramente ne ho messo troppo, vedete, meno male che ho fatto... Direi meno male che ho fatto lo swatch, perché avrei messo questa quantità sul mio viso e sarei diventata leggermente un Oompa Loompa, quindi prendiamo e... L'ho messo, sì. Ok, facciamo così e vediamo quanto ne abbiamo. Ho troppa paura di diventare troppo Oompa Loompa. Cioè, wow, madonna! Ok, questi blush sono super, super pigmentati. È da vedere se si sfumano. Wow, mamma mia. Inoltre è da dire che il colore è super, super realistico, ovvero il colore che c'è sulla boccetta si trasforma sulla pelle, cosa che è top. Questo blush in crema non ha da... Invidiare niente ai blush in polvere, perché cioè guardate quanto è pigmentato. Ok, forse l'ho messo un po' troppo. Ok, vediamo un attimo, magari ripasso con il pennello da fondotinta per andare ad attenuare un attimo, perché madonna mia, io preferisco le formulazioni meno pigmentate, perché sono più gestibili. Cioè questa qui è super pigmentata, però secondo me, essendo così pigmentata, dovrebbe avere un'ottima durata. Questo comunque è il risultato. Sembra top. Qua un lip balm colorato che si chiama With Gratitude Dewy Lip Balm, che adoro il nome, e si chiama Thankful Hydrating Fast Free Balm That Adds a Hint of Jusqu'Ice Color and Soft Shine. Quindi un balsamo labbra colorato. Questo è il packaging, quindi penso che sia questo il colore. Questo qui è il packaging. Oh mio Dio, no, vabbè, guardate quanto è carino il packaging, che tipo è qui tagliato a metà. Ma vabbè, comunque i packaging sono stupendi. Questo qui è il colore, swatchiamolo. Oh yes. Questo qui è il colore. Fatemi contornare le mie labbra. Vado con una matita della Makeup Forever. Voi sapete che adoro utilizzare questi prodotti, ma li adoro utilizzare con le matite, ovvero mi piace contornare le mie labbra e poi applicare un prodotto del genere. Secondo me sono top così, quindi... Ok, qua abbiamo le labbra contornate, vado ed applico il prodotto. Oh yeah! Questa qui per l'autunno, non che io voglia sentire parlare di autunno fino ad ottobre inoltrato, tipo metà ottobre forse. Ha una profumazione super super soft, wow! Forse non è neanche profumato. Ok, questo qui è il prodotto labbra. È sicuramente un prodotto emolliente, è leggermente shine, ma non è tipo super super shine. Quindi è secondo me un perfetto in between type of product. What do you think about my makeup? Come and judge me. Come and judge the Selena Gomez makeup. What do you think? How do I look? Very nice. Do I look good? Mm-hmm. Like, what do you think? Better than usual? Normal? About the same? About the same. Okay, that's good, I guess. Mm-hmm. Thank you. But you normally are already beautiful. Oh. Ok, eccomi qui, questa qui è la full face finita Rare Beauty. Devo dire che a me piace, tutti i prodotti che ho applicato
così a primo impatto, a primo proprio applicazione mi sono piaciuti. Ovviamente non prendete queste parole come la mia recensione finale, vi terrò aggiornate, vi farò sapere come si è comportato il fondotinta oggi, se riesco domani mattina appena mi alzo super super presto, prima poi appunto di finire le ultime cose per prendere un volo per l'Italia, vi faccio un'altra applicazione, vi parlo magari di come si è comportato il fondotinta oggi. Però devo dire che assolutamente niente male. Devo dire che il nome di questo brand mi piace molto, ovvero Rare Beauty, ovvero bellezza rara, cioè non lo so, è proprio un nome poetico. Mi piacciono anche i packaging, c'è da dire che hanno fatto il correttore e il fondotinta con questo packaging, secondo me potevano fare anche il primer con questo packaging per, diciamo, rimanere nello stesso tema, anche perché il primer è made in, no, il fondotinta è made in Canada, il primer è made in Italy e il correttore è made in... Il correttore made in Italy, quindi abbiamo primer e correttore made in Italy, fondotinta made in Canada, cioè praticamente sono come io, made in Italy ma in Canada, quindi abbiamo così. Poi abbiamo invece il blush che è made in Corea e anche il rossetto che adesso non trovo, anche questo qui rossetto è made in Corea, in caso vi interessasse. Tomorrow. Mi avevo promesso un mini secondo giorno di test, più che altro perché dopo ieri, dopo aver provato il fondotinta e tutti questi prodotti Rare Beauty, devo dire che mi sono fatta non un'opinione completa, però sicuramente ho più informazioni da condividere con voi, quindi pensavo fosse utile. Chiedo perdono se dietro c'è un casino, ma sono le 7 del mattino, tra 40 minuti dobbiamo andare a fare il test per il coronavirus e poi io parto. Test rapido tra parentesi, God bless, rapid test. E anche l'efficienza canadese, c'è da dire, e poi appunto oggi parto e vado a fare la sorpresa a mia mamma. In teoria, se mio papà non ha spillato il tè, mia mamma verrà sorpresa e forse lo riusciremo a catturare anche in video, non lo so. Comunque sono troppo esaltata perché appunto sarà una giornata super lunga, ovviamente in volo non mi trucco, però truccarmi per farmi il test del coronavirus mi sembra un'ottima idea. Appunto, l'Always Egg, Always an Optimist Illuminating Primer, sempre un ottimista. Appunto, questo qui è il primer ed è un primer luminoso. Quando, sicuramente non è un primer idratante. Se cercate un primer idratante, questo qui non lo è, non trovo che vada a idratare la pelle tantissimo. Quello che fa è semplicemente va a illuminare leggermente l'incarnato, perché va a illuminare leggermente l'incarnato perché all'interno ha delle micro perle, ma sono talmente sottili che non si vedono, cioè nel senso, se io mi metto, se io mi metto qui vicino, cioè tipo per vederle, perché le vedo, che ci sono delle micro perle, però cioè uno deve venirvi talmente vicino per vederle che nella vita reale non si vedono. E soprattutto il fondotinta ha comunque una buona coprenza, quindi comunque vi copre tutto. Poi passiamo al fondotinta. Il fondotinta, non credo di avervelo detto ieri, cosa fa? Praticamente il fondotinta è un fondotinta che sembra... Mamma mia, tradurlo dall'inglese in italiano alle 7 del mattino, it's a struggle. A foundation that feel barely there while building coverage and boosting your natural glow. Un fondotinta super leggero sulla pelle, con una coprenza che si può costruire e che fa aumentare la vostra luminosità naturale. Shake. Oddio, sono tutta aspetta io. Mamma mia. È un mostro, se qualcuno non mi conosce, questo è il primo video che vede, pensa ma chi è sta pazza. Il fondotinta, qua abbiamo appunto, come ho detto ieri, non il mio colore sicuramente. Secondo me questo qui potrebbe essere il mio colore invernale, però non è il mio colore assolutamente estivo, o comunque estivo, non che io mi sia abbronzata, però avete capito, è
la coprenza di questo fondotinta è sicuramente una media coprenza, se avete dei brufoli in rilievo non ve li va a coprire, ma la cosa forse più bella è sicuramente la texture, perché ha una texture super super sottile, sulla pelle sembra di non avere niente ed è assolutamente vero. Quello che ho notato io è che ieri, contate che ieri dopo che ho finito di filmare ho fatto 150 cose, quindi non dico che ho sudato a casa, però faceva caldo, nel senso la casa era già calda perché il sole batte tutto il giorno, soprattutto nel piano alto della casa, cioè si muore. E un pochino mi si è andato a rompere sul naso. Secondo me questo qui non è assolutamente un fondotinta adatto se avete la pelle grassa, perché non è matte abbastanza, è sicuramente più adatto ad una pelle normale. Se avete la pelle secca, magari vi consiglierei non di utilizzare questo primer, perché onestamente non serve ad idratare, ma serve esattamente a fare quello che dice, ovvero base illuminante, quindi illuminating primer. Però non serve assolutamente a idratare, quindi se cercate idratazione vi consiglierei magari di trovare un altro primer. E inoltre, cosa importante, non mi ha fatto uscire nessun sfogo. Io ho la pelle super sensibile, super reattiva. Se un fondotinta mi fa reazione tipo da un giorno all'altro, cioè nella notte mi si formano gli sfoghi, quindi yay, Selena Gomez, e non mi ha fatto uscire gli sfoghi. Prendo poi il correttore, e questo correttore è sicuramente un correttore a media coprenza se cercate un correttore full coverage. Questo qui non è assolutamente il correttore che fa per voi, cioè secondo me è un correttore per tipo quei giorni che volete avere un trucco comunque soft, naturale, non troppo intenso, perché comunque anche questo ha una texture super super sottile. Prossimo prodotto è il blush. Il blush sicuramente è uno dei miei prodotti, cioè nel senso, dopo ieri il blush è sicuramente il mio prodotto preferito. Se dovessi scegliere un solo prodotto, molto probabilmente sceglierei il blush in crema. Voi sapete quanto io amo le formulazioni in crema, e questo qui mi è durato fino a quando non mi sono struccata, quindi veramente top. E quello che faccio, invece di andare direttamente con l'applicatore sul viso, ho pensato oggi di applicarlo così sulla mano, in questo modo. Poi prendo il pennello e vado e lo applico in questo modo, un pochino come applico i blush della Glossier, ovvero non vado direttamente ma vado prima sulla mano, in modo tale così da regolare meglio l'intensità, perché comunque questi blush sono belli belli pigmentati. E ieri comunque ho notato che se uno va direttamente con l'applicatore, cioè se uno va direttamente con l'applicatore, anche se si è attenti e se ne mette poco, comunque alla fine ne metti un botto perché sono super pigmentati. Ma in questo modo l'applicazione è molto molto più regolata, e devo dire che l'effetto mi piace anche molto molto di più, vedete? No, comunque c'è la base, è stupenda, cioè adoro. Ora, colore a parte che è veramente veramente chiaro, per il fondotinta, ma ormai credo che abbiate capito, devo dire che la base non mi dispiace assolutamente, cioè assolutamente. Fatemi mettere un po' di bronzer così sulle palpebre, giusto da dare un po' di vita agli occhi. Questo è il trick che faccio se non voglio truccarmi: prendo il pennello sporco di bronzer e boom, done. E poi l'ultimissima cosa è il balsamo, questo qui, il balsamo rossetto. No, vabbè ragazzi, cioè mi piace a bestia. Ieri l'abbiamo provato con questa matita della Make Up For Ever, stamattina proviamolo con questa matita della Kiko. Questa qui è la numero 402 ed è una delle mie preferite, ve la consiglio al 300%.
questo qui è la tonalità e poi andiamo sopra con il balsamo rossetto. Eccomi qui pronta per il test, incrociate le dita per me. Questo qui è il risultato finale, cosa ne pensate? Super naturale, cioè veramente è super leggera sulla pelle. Sicuramente il correttore, come vi ho detto, è a media copertura, perché stamattina avevo delle occhiaie assurde e le ha coperte però non tantissimo, quindi se cercate un correttore full coverage questo qui non fa per voi. Comunque spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a capire un po' meglio questa linea di Selena Gomez. Io mi sono divertita un sacco a provarla, spero che vi siate divertiti anche voi a provarla con me. Io vi saluto, vi mando un bacione gigante e la prossima volta che vedrete un video, anzi già quando vedrete questo video, io sarò in Italia. Non vedo l'ora, comunque vi saluto, vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!